Ciao ragazzi, e oggi vediamo le nuove uscite del mese di novembre 2019 per quanto riguarda il mondo dei giochi. Il primo titolo di cui vi parlerò è Red Dead Redemption 2. Ci vede vestire i panni di Arthur Morgan, un fuorilegge arruolato nella banda guidata da Dutch. L'avventura è ambientata nel 1899, in quella fase di transizione che ha visto il tramonto della frontiera selvaggia in favore di una società più civilizzata. Oltre a proporsi come un prequel del primo capitolo, il nuovo gioco western di Rockstar punta a rifinire i concetti dei titoli open world, disegnando i tratti di un mondo ancora più vivo, reattivo e credibile. Sarà in uscita per computer, quindi PC, il 5 di novembre. Jumanji. Il videogioco è la nuova avventura di Bandai Namco e FullSolve dedicata al franchise cinematografico di Jumanji. Il titolo ci permetterà di indossare i panni degli eroi della serie mentre cercano di trovare i preziosi gioielli di Jumanji e scoprire un modo per tornare a casa, in uscita il 15 di novembre. Astroneer è uno speciale simulator in cui il giocatore si trova a dover sopravvivere in splendidi pianeti generati proceduralmente, raccogliendo materie prime per costruire e espandere la propria base e migliorare il proprio equipaggiamento. Il titolo permette inoltre di collaborare con altri amici attraverso una modalità coop libera. Austria supporta la lingua italiana e anche questo sarà in uscita il 15 di novembre. Lo stesso giorno uscirà anche Star Wars Jedi Fallen Order. Si tratta di un gioco basato sulla guerra stellare sviluppato da Respawn Entertainment. L'avventura, esclusivamente single player e senza microtransazioni, verte attorno alla figura del giovane Padawan Cal Kestis, uno degli ultimi appartenenti all'Ordine dei Jedi. Scampato all'epurazione seguita all'Ordine 66, è costretto alla fuga. Il ragazzo dovrà assistere alla nascita dell'impero e fare appello alla forza per fronteggiare le minacce che gli si parveranno davanti con l'aiuto di una ristretta cerchia di fedeli amici. Terminator Resistance è uno sparatutto sci-fi single player sviluppato da Taeyeon per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo presenta una storia originale ambientata nell'universo futuristico di Terminator e si svolge in una Los Angeles post-apocalittica 30 anni dopo l'apocalisse nucleare, scatenata da Skynet e conosciuta come il giorno del giudizio. Infine passiamo a Sniper Ghost Warrior Contract. Questo uscirà invece il 22 di novembre. Questo gioco è il nuovo capitolo della serie Sniper Ghost Warrior ambientato in Siberia. Il gioco è previsto in uscita nel 2019, come abbiamo già detto, il 22 novembre, su PS4, Xbox One e PC. Fateci sapere nei commenti cosa preferite vedere, cosa preferite acquistare. Insomma, commentate, mettete un like a questo video e condividetelo sui social. Ciao e alla prossima!